perché qui sotto c'è di diamanti e d'oro una grande quantità. E così, e così, e così, e così ci trovate sempre qui. Dalla mattina a sera siamo intenti a lavorare, scaldiamo e spicconiamo tutto quello che ci pare. Troviamo diamanti in quantità e altre gemme d'ogni qualità, anche se ne abbiamo da buttare. Noi sempre chiamo. Bella ragazzi, sono Viper Strikes e se la mia memoria non mi inganna è la prima volta che sono su Minecraft e ho anche la webcam. Detto questo, non perdiamo tempo, questo è il parkour dei filippini, qui ci sono gli animali che vogliono entrare anche loro, aiutami Lello, saluta anche, dai Adex, saluta. Io sto mangiando. Sta mangiando, apri le gabbie, libera i cani, libera i cani, libera i cani. Si parte raga, siamo pronti, prima che arrivino i matti mi lancio io. E vai, primo fede, iniziamo alla grande, iniziamo. Iniziamo alla grande con un bel tuffo nella lava, tanto per iniziare. Cioè, c'è un macello, lo spawn. Allora, primo salto, dai, devo soltanto raggiungere. No, mi sono intrappolato in una ragnatela. Ecco, allora, tanto vale che mi ammazzo. È un macello, perché vedete, ci sono tutti questi animali che cercano di lanciarsi. E passa, il primo salto lo fa. Adesso qua vorrei vedere un po' com'è la situazione. Potrei lanciarmi lì. Sti negri non si morchini. Qui c'è un filippino, vedete. Lui è andato avanti. Ladro. Vediamo. Ok, devo lanciarmi lì quindi, proviamo. Ma mi ha laggato! Mi ha laggato! Mi sa che li banno tutti sti qua. Se mi lagga li banno tutti. No, mi sa. Ok, qua sono da solo, ce la posso fare. Sono incastrato nella ragnatela. Prendimi! Sì! Mi hai tirato su! Mi hai tirato su tu! Ok, allora fermi qua, raga, vedete. Praticamente questo parkour c'ha diverse entrate, come vedete. Ci può andare per di lì. Uscite, anzi, ci può uscire per di lì, per quel buco lì, per quello laggiù e per quello là in alto. E allora non si sa qual è la via giusta, dobbiamo trovarla. Io direi di iniziare da quella via là che mi sembra produttiva. Per farlo devo andare fanculo. Oh, marfanculo. Qui c'è un marocchino che è rimasto incastrato. Guardate che povero ebreo, è rimasto incastrato nelle ragnatele. Fa pietà. Allora spara la bamba. Spara la bamba perché fa pietà. Madonna, ma cos'è sto saltino moscio? Moscio. Ma raga, usare il nodus per fare questo parkour è come tipo avere che ti perri sul letto e farsi una manella. Voglio dire, no. Sono triste adesso, veramente, guarda. Eccolo col tuffo! E va! E rimane incastrato perché tutti sti marocchini, levatevi, vi prendo a pugni violenti. E qua sale il crimine, non si vede niente perché sono tutti sti marocchini. Proviamo a cercare una via alternativa. Lì c'è Solvo, che tipo è rimasto lì appeso in un coso di... Cosa fa? Guardiamo Solvo come si comporta. Lui non sa di essere ripreso, glielo diremo dopo. Solvo, vediamo come lo farà. Giustamente, secondo me ha fatto bene, l'avrei fatto anch'io. Dove sono io comunque? Torniamo a noi, che qua c'è un'orgia in alto. Mi lancio a caso, forse va. Attenzione! E va! Ma chi è che va? Andiamo là, raga, che va. Levati, tipo bianco. Mamma, come sei pallido. Vado là, raga. Sì, no, fermo! Dove va? Ma chi è questo qua? Ma questo qua mi segue! Ma è morto, godo, Ninto. Ma io provo ad andare sotto. Ma che skill, raga! Cioè, guardate, mi sono lanciato su questa scalinata. Oh, c'è questo Virvi che mi nigga. Ecco, brucia Neg. Bella, bruciate tutti i marocchini. Guardate, raga, muoiono tutti. Da qui abbiamo una panoramica del degrado. Ci sono filippini che muoiono ovunque. Guardate il degrado di gente che muore ovunque, raga, fa scioppare. Possiamo salire su questa catena qui, ma mi sembra poco prudente. Oppure andare là sopra, lì c'è una scala. Io direi di andare sulla scala. Medico! No, la lava! Esci! Paperino! No! Resisti! Curatemi! No! Devo lanciarmi là in quella... Dove vai tu? Chi è questo ebreo? No, ancora quello pallido! Ninto, basta, stalker! Mi devo lanciare su quella scala lì! Medico! E va! Incredibile! Ah, l'ebreo brucia! Vediamo se questo ebreo brucia!
Brucia Ninto, devi bruciare Ninto. Ninto devi bruciare, ti osservo finché non ti spegni. Dai, brucia Ninto, ti voglio bene però è giusto che tu muoia perché prima aspetta, sono morto. Aspetta, ci provo anche io, ci provo. Dove sei? Aspetta che ti recco. Eccoti qua, buttati. Buttati che marmio, buttateci te, buttateci te. Vediamo se... E va! Mario Bros, vai prego, prima del signore. Prima del signore, il cancrus, dice il trapandino. Bene. C'è qualcuno che muore lì. Guardate il degrado. Guardate il degrado dei filippini che si suicidano. Cioè, in questa miniera ne muoiono tutti. Proprio. Qui tutto regolare. Madonna. No! No! Salta, papà! Poi lui è un membro del Griff Club. No, che fail! No! Mi si è mosciato il salto, mi si è mosciato. Dove sei? Affacciati come prima. Mi dai la forza. Vabbè, questa parte la so fare. No, no, calmo. Ok, ok, un po' di agitazione, ma sta parte la so fare. Bella Bogon, ciao a tutti. Andiamo. Chi è che mi chiama Manuel in chat? Guardate, iniziano i cittoni in chat, vedete, ci sono i cittoni duri. Questo va. Noi cose che piangono perché li ho bannati, ma io non ho pietà. E adesso salirò a questo gradino, lo giuro. Lo giuro, e va proprio lui, andiamo ancora avanti. Qui ci abbiamo Simon Pontile. Aspetta, vado. Qui ci abbiamo della sborra. No. Qui ci abbiamo un vicolo cieco. No, c'è una pressure plate. Probabilmente sarà un teletrasporto o una lavazione ovunque. Beh, io direi che vai prima tu, dai. Io? Vai. Prego. Ma no, vai tu. Io sto qua, ho le braccia incrociate. Vai. No, dai, prima del signore. È arrivato l'Ace, mandiamo l'Ace. No, ma lui non vale, lui è in creative. Vabbè, vado io perché sei una fighetta. Ah, io? Fighetta io? Dov'è? Ma cosa? Perché? Cioè, non ha senso, cioè vaffanculo, ci è rimasto male, basta. Madonna, no, era giusto così, ho imbrugliato e muoio. No, sono vivo forse. Vieni qua, veloce, che c'è. L'acqua! Sì! Vaffanculo, non muoio un cazzo, io ho vinto. No, vediamo, sta andando la pressure plate. Virvi, se ti stai guardando da casa, questo sei tu che in teoria stai per morire. Vai, spingilo! È morto! Bon, vai, oh! Vieni qua, io non mi fido, vai prima tu! Fai meno la fighetta, sto qua a tenere primo! Fai una corsa! Cosa c'è? È morto, inculato dal cactus! Beh, io direi che di qua non si va, di là non si va, quindi abbiamo sbagliato strada. Vabbè raga, qua vado di checkpoint, vedete, da lì sono arrivato qui, mentre un filippino mi è appena caduto addosso. Guardate che degrado. Bom, andiamo avanti. Ci va, senza problemi. Eccolo qua, prendimi per mano, andiamo raga. Dai che andiamo. La monotonia della chat comunque è unica, c'è tutta gente che cade nella lava. Mamma, che brivido! Guardate sull'orlo del precipizio. Adesso dove cazzo andiamo? Adesso andiamo qua. C'è la scala. Buona, ok. Direi nell'ossidiana. E se cadi al massimo. Ah, diretto lì tu hai fatto. Io pensavo di usare. Facile, tutto facile. Bella! Vediamo se abbiamo finito. Vedo una persona lì. Such wow, such sitch, such e wow e such. Bene, apriamo la porta. C'è Albi Celebi che fa il bemone. Cosa? Aveva della lava in mano, quindi io non voglio andare, quindi stavolta fidati di Sitch, sali sul blocco e premi il bottone. C'è solo dell'acqua. C'è dell'acqua? Eh sì. Se c'è dell'acqua è sicuro. Andiamo insieme, amico. Vai, premi. Tutto! Inculati a sangue! Incurati a sangue dal cactus. Non va bene, no. Una fine ignobile, raga. Una fine ignobile. Ecco lo zolfo.
Servi, servi maledetti. Ok raga, stiamo facendo Spider-Man qui nel frattempo, perché vogliamo raggiungere quel posto lì con la lava. Vai Spider-Man, usiamo la terza persona, magari si vede meglio, no? No, forse sì, sì, si vede meglio con la terza persona, fa anche più Spider-Man. Cioè magari stai fermo un po' e vai con calma anche tu. Mi devi rubare il posto. No, poverino! No, salvatemi, salvami! No, Scar, aiutami! No! Direi Ripsiccio. Come si vedeva... Ah, là c'è uno che sta bruciando, è l'Axoshi. Guardate l'Axoshi, quella coda del... No, è vivo. Come mai? Lì c'è dell'acqua, forse? Ah, ma in creati, vaffanculo, andiamo avanti, basta distrarci. Boh. Fenomeno, fenomeno, piccolo... Piccolo paperino, guarda te, sono Spider-Man del 2400. Citando New Vegas. Che cazzo è? Brigati! Aiuto! Sì! Con la terza persona anche, quindi proprio un fenomeno. Altro che Spider-Man. Madonna! Ne brucia! Ne brucia! Presto! L'acqua! Sono vivo! Molto divertente. E vedete che adesso c'è la strada, perché uno scorre la fermata, e ma scorre, ma scorre, e muore. Madonna, ok, ragazzi, l'acqua è fonte di vita, ed è per questo che adesso noi risaliremo le ripide. E secondo quello che ci hanno detto in chat, dovremo andare avanti, oppure moriamo affogati, nel caso ci hanno provati veramente male. Ma tanto noi siamo disperati, abbiamo provato tutte le uscite, neanche una andava bene, quindi non potendo fare più niente. Qua ci sono delle simpatiche pressure plate. Ah, tu vai per dirì, giusto, come faccio a arrivare lì? Ma se si sta per giù. Buono. Evitiamo il contatto con le pressure, a prescindere. C'è anche un altro servo. Chiccate il servo. A casa! Ah, ma non si muore, soltanto per fare i fighi. Ah, ok. Sono stato folgorato in maniera clamorosa, ma sono vivo. Ah, è morto! È morto il servo che ci ha superati. Ripoli Boyen. Qui c'è un ponticello, un cartello. Io sono il vecchio troll che sotto al ponte sta. Se il ponte vuoi attraversare, tutto ciò che devi fare. Intanto qualcun altro muore. Sì, ok, tele infernali. L'albero azzurro. Cos'è? Arrivo, la fine! Raga! Dobbiamo scendere per di qua. Non ci credo. Evidentemente sì. No, cos'è successo? Oh, raga. No, non succede niente. Oh, è libero, è libero. No! 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 Cos'è questo troll? Cos'è? No, si passa! Corri, corri. Vado io? Andiamo insieme. Oh no, no. Andiamo insieme, dai. Fate sega. Via. Corri, 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 corri. No! No, sono vivo! Sono vivo! Ah no, sto bruciando, ok. Tranquillo. No, no, non posso. Andiamo. Ciao Riley adesso Brown, mi dispiace non posso scriverti in chat perché sto recando, ti saluto qui, ti va bene lo stesso. Ma cos'è? Ma chi sta? Ma sei? Ma dove sono? Ma era la villa. Ah, ma era una trappola. E vaffanculo, mi hanno chiccato dalla trae, sono anche precipitato. Ma sbaglio la villa? Sì, era la villa, ci hanno prolato tutti. Oh. Ecco, siamo finiti in un labirinto. Dov'è? È mosso il cazzo, raga. Troviamo la strada. Ecco, faccio! Ci sono un... Chiamate il dottor Potolino. Admin, parlano tutti sbagliato a Yurda. Ha vinto una cazza. Top Lel. Admin Chest Knacker. È una lingua sconosciuta. Ci sono una, due, tre porte. 4, 5, 6. Vado qua. Dai. Ho altre due porte, non sono morto. Sei morto? No, no. Ho altre due porte. Continuo ad avere due porte. Altre due porte, c'è l'Axoshi qua, quindi siamo vicini alla fine, c'è l'admin. Oh, ma che cazzo? Oh, continuo a vedere due porte, mi sa che.
Ma stiamo andando avanti o stessa stanza? Oh, fai una cosa, stai fermo qua tu e vediamo. Ti sei mosso? No. Stessa stanza, vaffanculo. Tu dove credi di andare? Guarda qua, questa qua, la pressure plate è nascosta. Vado io? Vai, no, vengo anch'io. No, tu dove sta fuori, vai. No. Non mi va un cazzo. Non mi va un cazzo, raga. Non mi fu... Entra! Signori. Ci posso vedere. No, premio. Aspetta. Sto facendo il buono. Basta. Clicca il tasto qui a sinistra per il tuo premio. Hai vinto. Complimenti, singhiozza per labirinto. Ciro 2010. Bogont, Lace, Dottor Potorino Silver, Bill Evans 2, Marco il Gatto, Deadex 5 sei tu. XX Boom Boom 59 e Pino. Chi cazzo è Pino? Non lo so. Io ho paura che sia fake sta stanza. E infatti. Tipo premiamo il bottone ci tippa. Là c'è un cartello. Ho scritto. Ah, è meglio non dirlo. Qualcun altro mi ha ignorato. C'è un porco simpatico. Ragazzi, no. se premiamo e vinciamo, siamo i migliori filippini del mondo, best filippini EU, e si fa festone. Siamo pronti? Signori, da Viper Strikes, da Deadex, il nostro DJ, siamo al locale Le Pois perché abbiamo completato il cacchio dei filippini. E quindi ragazzi, da Viper Strikes e Deadex è tutto. E questo festone che fanno anche a volte sti ladri. Distinti saluti al prossimo cazzo di parkour. Thank you.